In questo momento stiamo simulando lo scenario di un allagamento improvviso della linea ferroviaria che collega Arezzo al Casentino, allagamento improvviso che ha costretto il conducente del treno a fare una manovra di arresto rapida e a seguito di questa manovra alcuni passeggeri del treno sono rimasti feriti. Allagamenti, fiumi esondati e un incidente ferroviario. Così ad Arezzo è tornata l'esercitazione Prometheus, che da anni rappresenta un appuntamento fisso per testare il sistema di protezione civile del comune di Arezzo. Il contesto simulato quest'anno è quello di emergenza meteo generato da forti precipitazioni e la conseguente esondazione dei torrenti minori, tra cui il Gavardello, a nord della città. Con questa simulazione andiamo a verificare tutte quelle che sono le procedure di accesso alle linee ferroviarie in caso di soccorso e oltre a questo a verificare tutte le catene di attivazione di tutti gli enti coinvolti, quindi dalla prefettura alla protezione civile, alle forze dell'ordine e anche alle sequenze interne di ogni singola centrale operativa. Andiamo a fare questo perché occorre ogni tanto verificare le procedure che abbiamo perché possono avere bisogno di essere modificate e revisionate, ma anche per preparare tutto il personale che quotidianamente lavora nell'emergenza ad eventuali scenari come questo. È impiegato il 118, che adesso si chiama emergenza sanitaria, vigili del fuoco, protezione civile, forze dell'ordine, polizia municipale, comune di Arezzo e soprattutto la prefettura che ha coordinato e ha messo, diciamo, che ha garantito il coordinamento di questa esercitazione.